Buonasera, Tuedozzo Nico, come stai? Ma come va pure Napoli, c'è tuba sugna. Un po' che c'è caldo, un po' che sto bene. Insomma, Ma me la tiriamo avanti, tiro, me la, sì, tiriamo avanti. finché la barca va, lasciala andare. Sabato, sono romantico oggi pomeriggio. Ah sì? Eh sì, ti volevo chiedere una cosa, ti volevo Dimmi. chiedere. Il potere dell'amore. Più potente di quello dell'odio? Si diceva anche non uccidere. Il vero significato detto da Gesù è un contesto diverso dal nostro, cioè mutare il male in bene? Beh, un giorno una persona disse ad un'altra, dice, perché Krishna e Ravana sono diversi? Uno è angelo di luce, l'altro è angelo di tenebra. Eppure tutte e due hanno fatto la stessa catarsi evolutiva e addirittura Ravana era superiore a Krishna come capacità di volere e potere. Krishna era più soft. Lui metteva, cioè non vedeva niente, tirava avanti come un carro armato perché voleva raggiungere i Siddhi. Al che quel discepolo disse al maestro, dice maestro, diceva, sono più potenti i Siddhi o i poteri spirituali? Figliolo dice, i Siddhi vengono da un sistema inferiore di evoluzione, vengono dai sensi, possono essere potenti quando vogliono loro, perché crescendo, andando in espansione verso l'alto, i poteri dei Siddhi aumentano in base ai sistemi dei sensi dei vari anelli che loro congiungono, cioè i corpi sottili. Dice, ma figlio mio, il Cristo disse, se non hai i poteri dell'amore, puoi avere tutti i Siddhi che vuoi, tutti i poteri materiali, psichici, magici che vuoi, non hai concluso niente. L'amore è quello che muove il sole e le altre stelle. Come diceva L'amore crea, Dante. esatto, l'amore crea le galassie. I Siddhi non creano niente, distruggono le galassie. Quindi date da fare come angelo di luce e non come angelo di tenebra. Quindi l'amore in se stesso, quello di cui parlava Gesù, ama il prossimo tuo come te stesso. È stato detto in un determinato contesto. Vedete, ci sono persone che nascono con una mente olistica, altre che nascono con la mente lineare. Le prospettive delle due, dei due personaggi, diciamo, ragazzini o ragazzo, quelle che siano, le prospettive sono diverse. Chi ha una mente lineare, stai tranquillo che fa qualcosa, la dimentica, la mette nell'angoscio e non la sa tirare su. Chi ha una mente olistica è come, io ne ho parlato, ma ve lo ripeto, perché ve lo voglio ripetere? Perché io non parlo di cose che non conosco, mi sono state dette. Perché chi mi dicono le cose è così, 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 io gli chiedo da dove le hai prese, dai libri, non mi interessa. Juan Carlo, Don Juan disse a Juan Carlos Castaneda, stronzetto grosso, grosso, stronzetto grosso, grosso, piccolo, grande stronzo, che te ne fai di tutti questi libri che scrive? Non è che te li porti assieme a me quando andiamo nell'altra dimensione, li lasci. Quindi dove li devi caricare questi libri? Nel tuo cervello.
dentro di te devi avere l'informazione, altrimenti lasci tutto. Quindi che ci stai a perdere il tempo a scrivere? Per fare quattro soldi che lascerai agli altri? Gesù diceva la stessa cosa. A che vi serve scrivere? È lettera morta. Parla, esprimi te stesso, è lettera viva. Se tu mi comunichi, io so quello che tu dici, l'apprezzo e lo faccio mio. Ma se lo leggo io non so chi cavolo sei e le stronzate che mi racconti. È lettera morta. Il contesto del bene e del male di Gesù era diverso. Lui parlava non con la descrizione se uno ti dà uno schiaffo poggi l'altra guancia. Ah, perché se lo danno a me io gli do un cazzotto. Al di là che dicono tu sei esseno non puoi fare questo. Sì, è vero. Salvatore è esseno. E io tu rido sugno. E se tu mi dai uno schiaffo mi fai male. Aspetta un minuto che io ti faccio vedere il male che tu mi hai fatto. E te lo ridò subito. Così stai zitto e non farai più male a nessuno. Quindi, se uno ti dà uno schiaffo porti la ciaguanza, significa sì, amorevole con gli altri. Cerca di allontanarti dai guai. Cerca di evitare. E se puoi, con le mani giunte, ti prego, se ho sbagliato, perdonami. L'essere più duro di questo mondo diventa tenero. Io sono stato, avevo ragione io, e un camionista mi ha dato torto. Ma io in quel periodo facevo bodybuilding, capisce? Il camionista me lo sarei spezzettato a poco. Cioè lui si ferma addirittura dove c'era, nella via qua, quella stretta, la via Agnello, che poi sbocca nell'altra via dove c'è la Renault, dove c'è il coso. Lui si mette non tutto sulla destra, lontano, di modo che qualcuno col camion o con la macchina potesse entrare, si mette direttamente sotto il semaforo. Io con la mia 126, e me lo vedo davanti, mi freno. E lui, ma che cazzo fai? Anche io ho detto, l'ammazzo di botte? Oppure no? Allora ho fatto così. Mi perdoni, ho sbagliato, se ho sbagliato mi perdono. No, scusami, io ho sbagliato. Vede l'amore come trasforma il male in bene, in amore. La dolcezza. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, supercalifragilistica e spiralidoso. E capisce? E questo è, Walt Disney aveva ragione, e Mary Poppins aveva ragione, tutti gli altri avevano ragione, la legge dell'amore è più potente di qualsiasi cosa, pure il male si scioglie di fronte all'amore, perché ha una frequenza superiore. Quindi Gesù, quando parlava sia del porgere l'altra guancia sia di tutte le altre cose, diceva una cosa importante, importantissima, che una mente lineare non può capire. È stupida. Ora noi sappiamo che in fisica nucleare esiste l'elettrone e il positrone. Che cos'è l'elettrone? È il pianeta Terra nostro che gira attorno al Sole, a protoni e neutroni che sono nel Sole, che c'è una energia tale che si brucia l'idrogeno. La Luna non è un elettrone che gira attorno alla Terra, è un elettrino. E gli scienziati non hanno capito ancora niente, non l'hanno ancora valutata, capisce? In un isotopo, se un sistema solare ha tanti elettroni, ma ha diversi elettrini in ogni pianeta, cioè la materia è diversa, pur essendo uguale come isotopo. Quindi diciamo a stesso numero di positroni ed elettroni, basta che cambiano questi piccoli neutrini, perfetto, che si cambia la materia. Che determinano la materia. Cambia totalmente materia. E cambiano la materia. Può essere H2O, ad esempio. Se basta che cambia un numero di atomi. Cioè, per esempio, un atomo ha un elettrone,
due atomi, si chiama deuterio, ha due elettroni che girano. Il trizio ha tre elettroni. E io ho fatto una trasmissione, un video, col trizio, di cui parlo dell'acqua pesante che Hitler utilizzava, ma parlo pure dell'acqua di vita. C'è dell'acqua che ti ringiovanisce. E spiego il perché e il per come era la fonte della giovinezza degli antichi Azzeca e Maghe, che usciva dal fondo della terra dove si aggregavano gli atomi in tre forme, trizio. E quindi chi si bagnava in quell'acqua, la forza coesiva delle cellule aumentava e quindi ringiovanivano. Oh, è semplicissimo. Capisci? E allora, ritornando a Gesù e dicendo ciò, cosa ti diceva? Dice: l'elettrone ha uno spin sinusoide ed è materia. Il positrone ha uno spin deuteroide ed è lo stesso elettrone. Quello gira dal lato sinistro, quello dal lato destro, ma cambiano struttura completamente. Quello dal lato destro è spirito, quello è materia. E infatti il principio di indeterminazione della materia dice pure questo, oltre a tante altre cose, che non si può individuare un fotone o un elettrone, perché l'attimo in cui tu lo vuoi determinare non c'è più. È come quando noi vediamo una stella, dici: guarda quella stella, che luce che fa, vorrei vederla. Che vedi, stronzo? Da miliardi di anni non esiste più quella stella, è la luce che ti sta arrivando dopo miliardi di anni. Capisci? Ecco, anche questo è un principio che non puoi determinare né dove era, né se è viva, né se è morta, perché non abbiamo i mezzi per poterle calcolare queste cose. E allora, se un essere vivente, uno di noi, vuol guardare la materia, l'attimo in cui vuole analizzare un fotone luce, non si sa se è materia o è spirito. Perché finché, finché non lo determina, non lo guarda, non si mette in prospettiva per guardarlo, è onda, quindi spirito. L'attimo in cui viene identificato diventa materia, ti prende per il culo. Capisci? Perché poi non si sa manco da dove arriva. E cambia spin. E allora Gesù ti diceva questo: il male al vertice si tocca, è come la corrente elettrica. C'è il positivo e il negativo, ma appena tu tacchete l'interruttore, positivo e negativo si congiungono nella spirale di rame, si surriscalda e viene la luce. Quindi non c'è più né positivo né negativo, è tutto un circuito. Si fondono in una. E allora dov'è il positivo e dov'è il negativo? E allora Gesù dice: ai vertici è tutto Dio. Nella dualità del bene e del male, del nero e del bianco, del caldo e del freddo, della vita e della morte, cambiano tutte le situazioni. E allora dice: figliolo, non uccidete il male, non mettetevi alla stessa stregua del male. Ma io, cosa dobbiamo fare? Lo dovete mutare, cambiate lo spin. La materia satanica diventa a spirito puro, divino. Sai come la croce mistica della Cabala ebraica, da dove l'ha presa Gesù e tutti gli altri prima di Gesù? A te, Satana, cioè a te spirito, triade superiore, mi segue? A te, Malkut, che sarebbe il quadrifugo materiale, terra, aria, acqua, fuoco, quindi satanico, spirituale come vedevamo, onda, materiale satanico. A te, Satana, appartiene il regno, la giustizia e la grazia attraverso i cicli della generazione, perché lui dà la possibilità di rigenerare e rigenerare nei mondi materiali di cui viviamo noi, o grossolani o sottile, tutta illusione, tutta materia.
Quindi, se noi veramente vogliamo crescere e vogliamo capire le parole dei grandi santi, dei grandi maestri e di Gesù, del Cristo in se stesso, perché aveva incorporato sia Krishna, sia Rama, che Buddha, che Gesù, sempre il Cristo era. E molta gente diceva: no, Gesù ha copiato Buddha, Buddha ha copiato Rama, Rama ha copiato Krishna. Stupidi che non siete altro. Quegli esseri come Gesù, che veniva da un altro piano di esistenza ed era ristrutturato in modo diverso, doveva essere in quelle condizioni per poter ricevere la coscienza cristica. Ora io voglio fare un break per me, non break macigno, quello de fumette, un break. E dico questo: si parla nella Bibbia che quando Gesù andò nel Giordano, dove c'era Giovanni Battista, scusa, guarda caso, Giovanni Battista era suo cugino. Le due madri erano sorelle, Anna e Isabella. E capisce? Quindi quando lo vide, Giovanni che battezzava nel Giordano, gli disse: tu che vieni a fare qua? Io non sono degno di slacciarti i calzari. Gesù gli disse: Giovanni, fai quello che devi fare e fallo subito. E questo discorso del subito è compiuto, è importantissimo. Dobbiamo andare a rivedere tutto quanto per poter capire e poter crescere, altrimenti siamo lappane nate, cresciute e concreate. E allora Giovanni cosa fa? Lo immerge sott'acqua e lo ammazza. Sott'acqua annega. Lo spirito di Gesù esce fuori e va a coabitare con Giovanni l'Evangelista, il ragazzotto. Per questo c'era affetto tra i due. Mi segue? Tra Gesù Cristo e Giovanni l'Evangelista. Alcuni degenerati e figli di porca hanno detto che Gesù era frocio, come lo era Alessandro Magno, come lo erano tutti grandi, perché Giovanni l'Evangelista si ci metteva un po' sulla spalla. Perché si ci metteva un po' sulla spalla? Perché c'era Gesù là dentro, lo spirito di Gesù si appoggiava al suo corpo fisico naturale, capisce? E infatti c'è una fotografia di Giovanni l'Evangelista che sembra Gesù, perché lo spirito di Gesù quando andò a coabitare con Giovanni era più potente di Giovanni. Molto, proprio tutto l'aspetto. Fisicamente, come Gesù, figlio di Maria, figlia a sua volta di Anna, a cospetto con Giovanni il Battista, Giovanni lo riconobbe. Oe, Guici, come stai? È un sogno degno di... No, fai che tu che fare, non rompere l'anima, ci disse. Cosa succede? Che l'attimo in cui si stacca lo spirito di Gesù dal suo corpo per andare a coabitare con Giovanni, è come se tu hai una macchina, vengo io con te e mi dai un passaggio, coabito con te. Capisci? Ora, cosa è successo? Che quando è entrato quello che dicono nei Vangeli, che una colomba scese dal cielo, mi segue? E penetrò il corpo di Gesù, cioè si incorporò, mi segue? Era lo spirito cristico, loro dicono sotto forma di colomba, e qua ci sono le grandi stronzate, ti spiego perché pure. Si incorporò in Gesù. Quando Giovanni prese Gesù per i capelli e lo alzò, e Giovanni guardò il corpo che lui prima ritenne che era suo cugino, mi segue? Quando lo vide, cadde a terra in ginocchio e gli disse: chi sei tu? Non lo riconobbe più, perché Cristo aveva modificato la forma somatica di Gesù. Capisce? Sì. A questo punto, cos'è che succede?
Cos'è sta colomba? Trasgredisco un po' e vado in Noè. Come facevo come si chiama? Una carretta di canoa, perché era sarà manco 100 metri, che i pescatori ce l'hanno più grande per prendere i tonni e tutte le altre cose, che là dentro hanno un casino. Prendere due animali come gli elefanti, le giraffe, gli ippopotami, i rinoceronte, i ginoceronte, i rinoceronte, dove cacavano, dove mangiavano, tutte le cose che si mangiano, quintali di cose al giorno. E tutte le migliaia di animali di cui descrive la Bibbia. Quello era uno Stargate. Si fottevano gli animali e li portavano da altra parte. Attraverso le loro astronave che avevano uno Stargate e li prendevano le balene, prendevano tutto quanto e se li riportavano. Come facevano in cosa lì, nel film non Guerre Stellari, credo dell'Enterprise. Sì. Che facevano il teletrasporto. Il teletrasporto, esattamente. Quindi o tramite portale o direttamente sul luogo, pigliavano e teletrasportavano chi volevano loro. Esattamente. E allora, ritornando a un discorso che è successo a me. Questo fascio di luce con la colomba che scende da Gesù. Andiamo un po' indietro di 2000-3000 anni. Allora c'era Giove e i suoi figli. C'era Marte, c'era Saturno, c'erano tutti i figli, Minerva, Atena e la dea Teti, che era la madre di Achille e che si fece mettere incinta da Peleo, quindi il pelo di Achille, cioè una donna, una divinità, una dea. Si mise con un terrestre. Si mette con un terrestre. Giove, padre degli dei, si mette con una ninfa. Con le vestali. E nasce Ercole. Capisce? Ebbene, io dico questo. Cos'era questo fascio di luce dove è sceso questa grande entità? Io potrei fare l'esempio dell'antimateria che è contenuta in un contenitore che non tocca la parete perché altrimenti scompare tutto quanto, e trattenuta da un campo gravitazionale dentro una teca non di vetro e non di cosa, ma di metallo purissimo, finissimo e trasparente, che è creato in campi magnetici, mantiene l'antimateria e non la fa muovere. Si dice che di 18 milioni di anni fa sono scese dal pianeta Venere esseri con contenitori dove venivano contenute le anime che si dovevano incarnare nei corpi manipolati per generare la razza ariana nel deserto del Gobbi, nell'isola bianca. Ora una mente olistica, tutte queste cose lì, li racchiude in un attimo. La mente lineare non racchiude niente, perché non riesce neanche a fare un parallelismo l'uno con l'altro. E quindi stupidamente quando uno dice qualcosa ti dice no, è fesseria. Sì. No, sei stupido e fesso tu. E non parlare perché altrimenti una pedata in culo ti do. Se tu mi devi bannare, mi devi dimostrare e fare una teoria, un postulato, un assioma, tanto quanto quello mio, e dimostrarmi che io ho torto e tu hai ragione. Se tu mi dici no perché lo dico io ti mando a fare in culo. È come un padre stronzo che fuma, gli dice a suo figlio non fumare. E il bambino gli dice, tu perché fumi? A te non interessa, tu non devi fumare. Perché papà? Perché te lo dico io? E se non lo fai ti do schiaffi. Il bambino fumerà tutta la vita e poi gli darà pure botta a suo padre. Mio padre mi guardava e mi diceva, tu vedi fumare qualcuno qua? No. E allora quando sei con gli amici, se tu vieni la sera con il fumo nelle robe, nei vestiti, passa. Ma se ti vedo le dita gialle e dalla bocca ti esce cosa, io ti faccio la faccia così. E tu non esci più per tutta la vita da casa. Nessuno di noi fumava. Tutti rispettavano il nostro padre senza
perché lui dava la dimostrazione che non si fumava, non fumava lui e non fumava nessuno. Si mangiava tutto insieme a tavola, non una giva prende dal freezer, riscalda nel microonde, che sono radioattività, si mangia quelle cose e poi ci viene un cancro. E a pagare io, Pippo Tiri, fa la ricerca su un po' cancro, perché niente sangue muore. E una volta glielo ho detto a una donna, dice, stiamo raccogliendo per la malattia, per il cancro. E che se ne fosse? Io lo curo il cancro. Dice, ma lei dice, è presuntuosa. Sì, e tu sei sciunza, vattene le capi che tu non devo. Capito? Raccolgono per fottersi soldi. Lo saccio. Ora, ritornando a me, dico questo io. Vedi, nell'Evangelo c'è scritto che quando la stella cometa, sapete cos'è una stella cometa? È così gigantesca che se la Luna si avvicina un po' di più, quando si avvicina a circonnavigare la Terra, si avvicina un po' di più, l'acqua del mare sale. Se la Luna non fosse così piccola, fosse più grossa e vicina per quanto è la Luna, qua a Marsala, che è sotto il livello del mare, ci sarebbero gli tsunami, moriremmo tutti. Una stella cometa è quando un sole, se si avvicina alla nostra atmosfera, le acque salgono e ci annegano tutte, si muore. E loro dicono e scrivono, e noi lappane ci crediamo, che la stella cometa è entrata, si è fermata sulla grotta a Betlemme, a tutti stronzi che non siete altro. Ma voi capite cos'è una stella cometa? E ancora oggi voi credete a questi stronzi pedofili che vi dicono un sacco di cazzate? E andate ancora in chiesa? Ma siete tutti pazzi? Ma c'è un racconto. Quando la stella piano piano si abbassò e stette proprio sopra la grotta dove era Gesù, dice l'Evangelo. I pastori che erano lì, le pecore tacquero, i suoni dei grilli tacquero, la luce, l'aria divenne immota, come se fosse ferma, tutto si fermò, gli uomini. Quello che è successo a me, quando l'astronave si fermò sulla mia testa, mia e di quei due. Prima, quando arrivò col campo elettromagnetico, io pensai siamo tutte morte. Appena si avvicinò a noi, il campo magnetico svanì e si vede questa astronave grandissima, metallica, con gli oblò illuminati e dentro c'erano persone. Si è fermata a 20 metri ed era come un palazzo sopra la mia testa, ed è sceso quella luce che ha portato Cristo dentro di Gesù. Ma no, non ha portato niente. Prelevò me e mi portò dentro la sua nave. Chissà cosa hanno fatto, mi hanno svegliato quello che avevano messo da bambino e mi hanno riportato al re. E da allora la mia vita è cambiata. Ho cominciato a scrivere cose incredibili, ho cominciato a 21 anni a essere minacciato di morte. È stato un cambiamento tutto quanto. Ora le favole, Gesù le raccontava per i pecorai, per gli ignoranti, per gli analfabeti, per gli stronzi. Ma la Fides Sophia, la conoscenza divina, la dava di bocca in bocca a coloro che riuscivano ad ascoltare, non a tutte. Cioè, quale uno di questi era Giuda. Gli altri stronzi lo hanno rinnegato perché non sopportavano il parlare di Gesù. Qua ne sono venuti stronzi ad ascoltare i miei seminari. E la maggior parte che erano a rete avevano dolore in testa, non riuscivano a capire, come mio fratello e come gli altri. Non sopportavano, come Paolo, quello stronzo che se n'è andato, cosa di vigile urbano, era un vigile urbano, e tanti altri non riescono a sopportare, perché i neuroni ce l'hanno sporchi. E quando arrivano le mie informazioni, che sono energia, non solo le mie informazioni, tutte le informazioni sono energia, non riescono a visualizzarle nella loro mente.
e se ne vanno, scappano. Meglio così, spreco meno energia. Quindi, ritornando a Gesù, bisognerebbe rivedere tutto il contesto biblico. Bisognerebbe rivedere che Gesù è nato in un altro pianeta e che è andato a prendere il latte di Maria, perché l'angelo gli disse: non tu partorirai o cosa, tu, oh, gli disse, beata fra le donne, tu concepirai. Era una concezione mentale. Tu concepirai un bambino. L'attimo in cui gli disse tu concepirai il bambino, avviene quello che avviene quando noi parliamo di certe cose e la nostra mente visualizza quelle cose e crede che siano reali. Diversi che le concepiscono quelle stesse cose da prospette diverse e li prendono diversamente sono tutti in disaccordo. Maria ha creduto che doveva avere un bambino e quindi ha creato il latte, era isterica, era incinta isterica. E infatti quando Salomè gli simulò il parto, lei sgonfiò e aveva il latte per darlo al piccolo, a Gesù. Ma che latte aveva? E allora andiamo, cioè i lappani non ci riescono, le menti lineari non ci riescono, io da ragazzino ci sono riuscito a capirlo. E allora ho voluto capire come è nata Maria. Anna era sterile, come la mamma di Sansone, la mamma di Davide e così tutti gli altri esseri che non appartenevano alla razza ebraica. Erano inseminazione artificiale, come Sara, la moglie di Abramo, che non poteva avere bambini, che aveva 74 anni, è stata prima visitata da questi angeli e poi inseminata. Ed ebbe Giacobbe. E quello stronzo di Abramo lo diede in olocausto a Geova perché non era suo figlio. Isacco. Poi ebbe Giacobbe, la stessa cosa. Neanche suo figlio era. L'unico suo figlio era Ismaele, che lui l'aveva avuto con una negra, scava. Ecco perché Sara lo voleva uccidere. E c'era la diatriba tra la gente di Abramo e di Sara con quella di Agar, che era la schiava, e Ismaele il figlio, gli ismaelite, che raggiunsero una conoscenza incredibile e spirituale. Infatti Francesco d'Assisi andò nel Medio Oriente a comunicare con gli ismaelite e si comprendevano benissimo. Sono gli alti livelli della conoscenza spirituale e, diciamo così, è teosofica e teologica, cioè tutti sono uguali, ma poi rendono disuguali tutte le religioni per combattersi, per assassinarsi. Ne abbiamo parlato, ne ho parlato, ma la gente non vede i miei video, o se li vede non li comprende. Quindi, ritornando a me, quando io ero a Chinesia e l'astronave si posò su di me, io avevo il fucile a tracollo, un fucile cecoslovacco che avevo comprato, che ne ho parlato fino a Iosa e non ne voglio più parlare. Allora cosa è successo? Che io e gli altri tre, appena si è fermata, il sangue ci è sceso fino alla punta dei piedi e siamo rimasti immobili, non potevamo né muoverci niente. Come quando da bambino mi estrapolavano il corpo eterico e mi portavano a distruirmi. Io ero come una pietra tombale ghiacciata, come il marmo. A questo punto abbiamo percepito che l'aria era immobile. Non c'era una mosca che volava. Era una notte buia, fredda, di neve. Non si sentiva passare nessuna macchina, non c'era niente. E come è successo a Betlemme, quando quell'astronave si posò sulla grotta. Tutto l'ambiente divenne immobile. Ora, se noi vogliamo conoscere e sapere la verità, date un po' di retta a Salvatore e non allo stupido turiddu che legge solo Tex Willer. Ma dategli un po' di... e vedrete che quello che...
Cristo che è Salvatore ha trasmesso attraverso Turiddu, nessuno lo può negare. Com'era la canzone quella americana? No. Nessuno lo può, sei un bravo ragazzo come... Nessuno lo può negare, cioè, non mi ricordo com'è. Nessuno mi può giudicare? No. Vabbè, non lo ricordo perché purtroppo il mio cervello non è quello di Salvatore. Trasmette e a volte si arrabbia perché non comprendo. Mi dice le cose e mi scompaiono dalla mia mente. Ho afferrato delle cose così incredibili che nell'attimo in cui stavo prendendo qualcosa per scriverle erano già sparite. Cosa incredibile sulla crescita del sistema planetario, sulle galassie, su Dio, sugli angeli, sui troni, dominazione, virtù, serafine, cherubine, arcangeli, angeli e così via. Frequenze di tutto quanto. Quindi il comportamento del bene e del male cambia man mano, cresce l'attenzione e cresce l'evoluzione interiore, perché altrimenti noi abbiamo una mente tridimensionale, concepiamo bidimensionalmente quello che ci circonda, ma tutto quello che ci circonda è valido e non è valido, perché è tutto un'illusione. Poi ci sono altre cose che ne parleremo.